Lo straordinario viaggio di Dentone. Dentone, sdraiato davanti alla sua officina, si chiedeva cosa potesse inventare di nuovo. Dentone era un topo molto intelligente e aveva inventato un sacco di macchine ingegnose. Ma era anche molto distratto e questo gli causava infiniti guai. Gli andava sempre tutto storto ed era sempre colpa della sua cattiva memoria. Una volta inventò una barca a vela che si fabbricava il vento da sola, ma si dimenticò come si spegneva il motore e fu trascinato via con lei. Poi fece un pelabanana elettrico, ma si dimenticò di dire alla macchina com'era fatta una banana e quella continuò a pelare tutto quello che vedeva. Finalmente, quando stava già annottando, a Dentone venne un'idea. Visto che la luna è fatta di formaggio, costruirò una nave spaziale per trasportarne un po' sulla Terra e diventerò famoso. Si mise alacremente al lavoro, facendosi prestare i pezzi un po' da questo e un po' da quello. E a volte se la vide anche brutta, perché non tutti erano disposti a dargli ciò che lui chiedeva. Finalmente la macchina fu pronta. Quando il gran giorno arrivò, alcuni dei suoi amici vennero a salutarlo, ma nessuno aveva molta fiducia nel povero Dentone, nemmeno sua sorella Caterina. Anche se andrà tutto bene, singhiozzò lei, ti dimenticherai di sicuro dove stai andando. Dentone si sentì un po' offeso. Ma neanche per sogno, rispose. Mi son fatto un nodo alla coda, proprio per ricordarmi tutto. E ricacciando coraggiosamente le lacrime, salì a bordo del suo magnifico mezzo spaziale. Con un gran rombo, l'astronave sfrecciò verso il cielo e scomparve alla vista. Funziona! Disse Dentone tra sé. Farò vedere a tutti che si sbagliano e non dimenticherò affatto dove sto andando. Dentone era eccitatissimo mentre volava tutto solo nello spazio. Puntò sulla luna pensando a quando avrebbe riempito la nave di quel delizioso formaggio. Questo pensiero gli fece venire fame. Infatti era già l'ora della merenda. Aprì tutti gli armadietti, ma nemmeno una briciola. Rivoltò l'astronave da cima a fondo. Niente. Aveva dimenticato di portarsi da mangiare. Ma doveva andare avanti. Era troppo tardi per tornare indietro. Se l'avesse fatto, i suoi amici l'avrebbero visto ancora una volta sconfitto e questo pensiero gli era insopportabile. Affamato e avvilito, si dispose così a continuare il viaggio sognando grossi pezzi di formaggio. Finalmente avvistò la luna. Ma mentre si avvicinava, diventava sempre più pensieroso. Da vicino non sembra formaggio. Anzi, non sembra neppure una cosa saporita. L'astronave atterrò e Dentone dette un'occhiata in giro. Aveva freddo ed era affamato e spaventato. Assaggiò un pezzetto di un'erba viscida, ma subito la risputò. Tu! Dentone si sedette su una roccia, sconsolato. Improvvisamente udì un grido strozzato e innaturale. Subito dopo, una banda di spaventevoli creature urlanti saltò fuori da dietro le rocce. Ehi! Squittì Dentone terrorizzato. Lasciatemi! Ma i folletti e i topi lunari sghignazzarono e non lo mollarono. Mida. Il re Mida se ne stava seduto in mezzo ai suoi tesori contando il denaro. Era circondato d'oro.
perché Mida era uno degli uomini più ricchi della Grecia ed era convinto che al mondo non ci fosse nulla di meglio o di più bello dell'oro. A un tratto dalla finestra vide un vecchio che dormiva sotto un albero. Era Sileno, della corte di Dioniso, il re del vino. Mida si sentì molto onorato di avere un ospite così importante e lo festeggiò per 10 giorni, prima di riaccompagnarlo da Dioniso sul monte Olimpo. Trovarono Dioniso che riposava nel suo vigneto, piluccando un grappolo d'uva. «Ti sono molto grato per la tua ospitalità, Mida», disse al re. «Sileno è un caro e vecchio amico e tu sei stato molto gentile con lui. Chiedimi una ricompensa e l'avrai». Mida gongolava perché sapeva che Dioniso aveva il potere di elargire meraviglie di ogni sorta. Immediatamente il suo pensiero si rivolse all'oro. L'oro era tutto ciò che lui desiderava. Oro e ancora oro. «Oh, Dioniso, fa sì che tutto ciò che io tocchi si trasformi in oro», chiese. «E sia, ma ricordati, rimpiangerai la tua avidità. Ricordati le mie parole». Mida, fuori di sé dalla gioia, saltò sul suo carro e tornò a casa al galoppo per raccontare a tutti la fortuna che gli era capitata. Appena i suoi piedi toccarono il fondo della carrozza, esso si trasformò in un blocco d'oro. Mida gridò di gioia nel vedere che anche la sua tunica, il mantello e i sandali erano diventati d'oro. Quando arrivò a casa, le porte del palazzo a un suo tocco divennero anch'esse d'oro e lo stesso accadde ai ciottoli del cortile appena vi pose piede. Perfino i fiori che colse in giardino persero il colore e il profumo e divennero d'oro massiccio. Ma a Mida non importava, li avrebbe conservati per sempre nel suo forziere, più preziosi di un giardino fiorito. «Sono ricco! Sono ricco! Sono l'uomo più ricco del mondo!» gridava ai suoi servi. «E vi farò diventare tutti ricchi, se lo desiderate. Posso tramutare in oro tutto il palazzo, se lo voglio!» Felice, dette una pacca affettuosa al suo cavallo. Gli zoccoli scalpitarono un'ultima volta. Poi la bestia si fermò e restò immobile, come una statua d'oro. Ma ancora re Mida non capì. Incamminandosi con lentezza verso la biblioteca, poiché i suoi abiti d'oro si erano fatti pesanti, sfiorò gli scaffali e i papiri che immediatamente diventarono d'oro. «Portatemi da mangiare!» disse a un servo, ridacchiando. Quando il servo tornò col cibo e vide tutto trasformato in oro, le mattonelle, le colonne, le pitture, rimase a bocca aperta. Posò il cibo davanti al re, insieme a una vaschetta d'acqua per lavarsi le mani. Ma appena il re toccò l'acqua, questa si tramutò in un pezzo d'oro. Mida, sgomento, provò a sollevare piano piano un pezzo di pane. Istantaneamente si trovò davanti un pezzo d'oro e quando volle bere il vino, divenne un blocco d'oro dentro la caraffa. Mida si aggrappò disperato al braccio del servo. «Cosa posso fare? Non posso né mangiare né bere!» Ma il servo non rispose. Rimase lì fermo come una statua, fissando Mida con i suoi duri occhi d'oro. «Padre, padre, fa diventare d'oro il mio giocattolo e il mio piattino e il mio cucchiaio!» I figlioletti del re irruppero nella stanza e gli corsero incontro a braccia spalancate. Mida cercò di fermarli, ma essi lo abbracciarono e furono tramutati in 2 pezzi d'oro, anche loro. Re Mida finalmente pianse. E mentre le lacrime gli sgorgavano dagli occhi, tin tin ti ti tink, cadevano al suolo, trasformate in gocce d'oro. Curvo sotto il peso dei suoi abiti d'oro, Re Mida tornò ai vigneti di Dioniso sul monte Olimpo. Desiderava solo essere liberato dal suo tocco magico. E che voglia aveva di mangiare quei lucidi grappoli purpurei che pendevano dalle viti, ma sapeva che era impossibile. «E allora, Mida», disse una voce forte in tono di scherno, «hai abbastanza oro per soddisfare la tua cupidigia?» «Odio la vista dell'oro», si lamentò Mida disperato. «Oh, perché hai esaudito il mio stupido desiderio? Non posso più mangiare, né bere,
e i miei poveri figli sono stati tramutati in due statue d'oro. Ti prego, Dioniso, liberami da questa terribile maledizione. Dioniso rise ancora, vedendo il cambiamento che si era operato in Mida in un solo breve giorno, ma ebbe pietà di lui. Vai al fiume e lavati dalla testa ai piedi, comandò. Mida si avvicinò al fiume, ma esitava. Forse che l'acqua fangosa si sarebbe tramutata in oro, soffocandolo. Lentamente si chinò e raccolse un po' d'acqua in una mano. Alzando poi la mano sopra la testa, si fece scorrere l'acqua sui capelli e lungo il corpo dorato. Poco a poco, rivoletti d'oro scivolarono nel fiume e si inabissarono sul fondo. Allora Mida cominciò freneticamente a gettarsi l'acqua addosso finché tutto l'oro scomparve dal suo corpo. Quando infine passò le mani sull'erba che cresceva lungo le rive del fiume, vide che non si trasformò in oro, ma rimase erba. Lì accanto c'era una grossa anfora. La prese, la riempì d'acqua e si precipitò verso il suo palazzo. Per prima cosa bagnò le statue d'oro che erano i suoi figli. Quando l'ebbe fatto, la bambina gli gettò le braccia al collo e lo baciò. E il figlio continuò a chiacchierare come se non fosse mai stato trasformato in oro. E puoi far diventare d'oro anche la terra, e il cielo, e il mare. Basta, basta! Li zittì Mida. Non parlatemi più di oro. Non voglio vederlo mai più. Ora aiutatemi a portare dell'acqua dal fiume. Voglio lavare tutto il palazzo. E così fece. Prima bagnò il suo servo, poi il cavallo, poi le pareti e i pavimenti, e infine i pilastri, gli scaffali e le porte della biblioteca. Ben presto, l'unico oro rimasto nel regno di Mida era quello rinchiuso nel forziere. A parte, naturalmente, le minuscole particelle d'oro che giacciono ancora adesso sul fondo del letto del fiume. A cena con un mago. Ai miei tempi ho consumato pasti alquanto strani io. Potrei raccontarvi di un pranzo fatto in una miniera o della cena avuta con un milionario, ma credo che il racconto che vi piacerà di più sia quello della cena avuta una volta con un mago. Quando conobbi il signor Cadabra, non immaginavo davvero che fosse un mago. Stavo attraversando una strada affollata un certo pomeriggio quando vidi un ometto che, sorpassandomi di corsa, stava per essere investito da una macchina. Se non lo avesse afferrato per il bavero del cappotto, l'automobile lo avrebbe certamente travolto. Riconoscente, l'uomo volle invitarmi a cena con lui e fissammo un giorno della settimana seguente. Non notai niente di strano in lui allora, eccetto che aveva due grosse orecchie con in cima due ciuffetti di pelo. Così, la sera fissata, mi avviai all'appuntamento. Non voglio dirvi dove, perché se lo facessi, voi andreste a disturbarlo e lui ne sarebbe molto irritato e magari vi farebbe diventare un orecchio grosso come una foglia di cavolo, o scambierebbe il vostro piede destro con quello sinistro. Bussai a una porta dall'aspetto molto comune, ma una volta entrato mi trovai in una delle stanze più curiose che avessi mai visto. C'erano due tavoli, uno di rame con sopra un globo di cristallo, l'altro, un solido blocco di legno, aveva tutt'attorno dei grossi buchi per infilarci le ginocchia. Davano luce due piante che crescevano in un vaso. Non erano lampadine elettriche, infatti ne toccai una ed era fresca e morbida. Le pareti, invece che con la carta da parati, erano ricoperte da tende ricamate con disegni di gente e di animali, solo che erano ricami molto strani, lo so perché li toccai. Finché le guardavate, le immagini restavano ferme,
ma quando distoglievate lo sguardo e poi le guardavate di nuovo, erano tutte cambiate. «Senta», disse il signor Cadabra, «lei non è un tipo impressionabile, no?» «Non molto», risposi. «Benissimo, allora posso chiamare il mio cameriere. Devo però avvertirla che si tratta di un tipo un po' strano». Detto ciò, il signor Cadabra sbatté la punta delle orecchie contro la testa, producendo un rumore come di applausi, ma più attutito. Da un grosso vaso di rame in un angolo della stanza uscì qualcosa che lì per lì presi per un grosso serpente bagnato. Poi vidi che da una parte aveva delle ventose. Era il tentacolo di un polipo. Piano piano uscì completamente dal vaso e strisciò su per la parete e lungo il soffitto, reggendosi con le ventose. Quando fu sopra il tavolo, con un tentacolo continuò a reggersi al soffitto e con gli altri sette tirò fuori da un armadio piatti, coltelli e forchette e apparecchiò la tavola. «Questo è Oliviero», disse il signor Cadabra. «È molto più bravo di un maggiordomo, perché ha più braccia a disposizione. Allora, cosa le piacerebbe mangiare come primo? Può chiedere ciò che più le piace, sformato di zucca o minestra di spinaci?» «Grazie, prenderò la minestra». Non rimasi sorpreso vedendo che il signor Cadabra portava un cappello a cilindro. Mi sorpresi, invece, quando se lo tolse e ne rovesciò due scodelle colme di minestra. «Ah, che ne direbbe di metterci un po' di panna? Vieni qui, Teresina!» Una mucchina verde, grande come un coniglio, saltò fuori da una credenza. Salì sul tavolo e rimase ferma davanti al signor Cadabra, che munse il suo latte dentro una lattiera d'argento procurata da Oliviero. La crema di latte era eccellente e la minestra mi piacque moltissimo. «Cosa desidera per secondo?» chiese ancora il signor Cadabra. «Oh, mi rimetto a lei». «Bene, allora mangeremo del pesce alla griglia», disse lui. «E poi tacchino. Oliviero, ti prego, pesca un pesce. E tu, Pompeo, preparati ad arrostirlo». Ci fu un rumore proveniente dal caminetto e ne uscì Pompeo. Era un piccolo drago dall'aspetto allegro. Si era appena alzato dalle braci ardenti ed era incandescente. Mi fece molto piacere, perciò, vedere che si infilava un paio di stivali di amianto. «Pompeo, mi raccomando», ammonì il signor Cadabra, «tieni alta la coda. Se bruci di nuovo il tappeto, ti butterò addosso dell'acqua fredda». Poi aggiunse a bassa voce affinché potessi udirlo solo io: «Naturalmente non lo farei mai. È una cosa molto crudele versare dell'acqua fredda su un drago». Così Pompeo si allontanò, dondolandosi sulle zampe posteriori e tenendo ben alta la coda. Io ero così intento a osservare il draghetto che non vidi Oliviero catturare il pesce. Quando lo guardai nuovamente, stava finendo di pulirlo e lo stava gettando a Pompeo, che lo acchiappò con le zampe davanti, che ormai erano alla giusta temperatura per arrosti. Cotto a puntino, Oliviero mise il pesce su un vassoio e ce lo servì caldo e sfrigolante. Il signor Cadabra mi disse: «Un drago può essere di grande utilità. Per esempio, molto meglio di un cane per tenere a bada i ladri. Non le sembra?» «Beh, sa, signor Cadabra, mi vergogno un po', ma Pompeo è il primo drago con cui faccio conoscenza». «Certo che sciocco. Del resto lei ha già indovinato che io sono un mago, no?» Intanto a Pompeo era venuto freddo e, battendo i denti, se ne ritornò tutto contento nel fuoco. Poi Oliviero servì un grosso tacchino arrosto su un gran vassoio di porcellana. A questo punto il signor Cadabra tirò fuori di tasca un piffero e ci soffiò dentro. Subito saltarono fuori sei belle salsicce. Oliviero mandò giù della verdura, ma non so da dove la tirasse fuori. Il condimento invece uscì dal cappello del signor Cadabra.
Mentre finiamo di mangiare, preparerò un po' di frutta, disse il mago. Si alzò e con la sua bacchetta magica batté leggermente sugli angoli del tavolo. Immediatamente il legno si gonfiò ai quattro angoli e si produssero delle fenditure dalle quali spuntarono dei piccoli virgulti che cominciarono a crescere. Per quando avevamo finito di mangiare il tacchino, i virgulti erano diventati degli alberelli, carichi di frutta matura e succosa. Un albero aveva dei bei frutti dorati, che il mio ospite chiamò manghi. Il luogo adatto per mangiare i manghi è la vasca da bagno, mi disse. Sono frutti così sporchevoli. Vede, hanno la buccia dura e un interno molto morbido, perciò quando si rompe la buccia, tutto il succo schizza fuori. Ma adesso io farò un piccolo incantesimo affinché lei non si sporchi. Il mango era delizioso. E più tardi il signor Cadabra me ne regalò 5 da portare a casa, solo che mi toccò mangiarli veramente nella vasca, perché lì non c'erano incantesimi. Mentre bevevamo il caffè, versato dal cappello naturalmente, parlammo a lungo di magia, di calcio e di cani. Poi mi disposi a tornare a casa. Con 2 delle sue braccia, Oliviero mi portò il cappotto e mi aiutò a indossarlo. «Ora la porterò a casa», disse il signor Cadabra. «Ma quando lei vorrà, potremo andare in India o in Cina o in qualsiasi altro bel posto a passare il pomeriggio. Me lo faccia sapere quando ha un po' di tempo libero. Ora si sieda su questo tappeto e chiuda gli occhi, perché potrebbe venirle un giramento di testa. Succede quando si viaggia per la prima volta su un tappeto volante». Montammo sul tappeto e chiusi gli occhi. Il mio amico dette al tappeto il mio indirizzo e fece sbattere le orecchie. Sentii un soffio d'aria fredda sulle guance e un leggero stordimento. Poi l'aria tornò di nuovo tiepida e il signor Cadabra mi disse di riaprire gli occhi. Ero nel salotto di casa mia, all'altro capo della città. La stanza era piccola e il tappeto, non potendo posarsi del tutto, era rimasto sospeso a mezz'aria. Saltai giù e ringraziai molto il mago. «Buonanotte», disse il signor Cadabra, chinandosi per stringermi la mano. Poi fece sbattere le orecchie e il tappeto svanì. Rimasi solo nella stanza, con una deliziosa sensazione di calore, e ben 5 manghi in mano, come prova che non avevo affatto sognato. Nessuno era più felice della principessa Elisa e dei suoi 11 fratelli. I loro genitori li amavano teneramente ed essi erano molto uniti fra di loro. Ma poi la regina morì e il re prese una seconda moglie. Scelse sconsideratamente una donna bella e malvagia, una maga, che odiava i 12 ragazzi. Vendette tutti i loro giocattoli e avrebbe volentieri venduto anche loro. Malgrado ciò, i fanciulli erano ancora felici perché erano insieme. Col passare degli anni, i principi crebbero buoni e gentili e la principessa Elisa diventava ogni giorno più bella. La gelosia della nuova regina era addirittura feroce. Non riusciva più a tollerare di vedersi i ragazzi intorno. Perciò, un mattino molto presto, svegliò gli 11 principi e li condusse mezzi addormentati in giardino. Poi li toccò uno per uno sulla guancia. «Diventate corvi neri e volate via per sempre!» Ma il maleficio della regina venne attenuato dalla bontà dei ragazzi. Invece che in corvi neri, i principi si trasformarono in bianchi cigni selvatici. «Volate via!»
strillò lei furibonda, e spero che i cacciatori vi uccidano. Poi la regina svegliò Elisa. È ora di alzarsi, disse, il tuo bagno è pronto. Ma quando Elisa fu nella vasca, la regina versò della tintura marrone nell'acqua e la pelle candida della principessa e i suoi capelli dorati divennero scuri come il mogano. Quando nella tarda mattinata il re scoprì che i suoi figli erano spariti, divenne pazzo per il dolore. Allora la regina gli disse: devono essere stati rapiti dagli zingari, dovresti scacciare tutti gli zingari dal tuo regno. Il re emanò un decreto che bandiva tutti gli zingari. E quando vide una ragazza dai capelli scuri e dalla carnagione olivastra a girarsi per il palazzo, la scacciò immediatamente. «Fuori dalla mia terra!» gridò. E la sua unica figlia, la principessa Elisa, corse via in lacrime. Una volta uscita dai cancelli del palazzo, Elisa si asciugò le lacrime. «Devo trovare i miei poveri fratelli. Cosa può aver fatto loro la regina? Dove saranno?» Camminò per giorni interi per le strade polverose, chiedendo a tutti quelli che incontrava se avessero visto 11 principi. Infine arrivò al mare. Elisa vi si immerse e la tintura scura che ricopriva la sua pelle e i suoi capelli piano piano si dissolse. In quel momento sentì il rumore di un pesante battere di ali. 11 cigni bianchi volavano sopra la sua testa. Elisa si nascose fra le dune osservando i grossi uccelli bianchi posarsi con grazia sulla spiaggia. Con suo grande stupore vide che ogni cigno aveva in testa una piccola corona d'oro. Quando il sole svanì dietro l'orizzonte e apparvero le stelle, i cigni scossero via uno dopo l'altro le loro piume e uno dopo l'altro si trasformarono nei suoi fratelli. Elisa corse loro incontro. «Siete voi! Siete proprio voi!» E i giovani principi fecero cerchio intorno a lei, pieni di gioia. «Elisa, grazie al cielo la malvagia regina non ti ha fatto del male!» Elisa abbracciò e riabbracciò i suoi fratelli e poi disse: «Andiamo a casa!» I principi cigni si riempirono di tristezza. «Non possiamo, Elisa. Solo di notte siamo umani. Alla luce del giorno, la magia della regina ci rende di nuovo cigni e ci costringe a volare oltre l'oceano per sfuggire ai cacciatori. Ma di là dal mare c'è una bella terra dove i fiumi brulicano di pesci. Torniamo qui ogni notte solo per cercare te. Allora portatemi via con voi», disse Elisa. «Non lasciatemi qui da sola». Prima dell'alba gli 11 principi fecero un'amaca per la loro sorella con una vecchia rete da pesca trovata sulla spiaggia. Poi, ai primi raggi del sole, i loro corpi scomparvero sotto le bianche piume e si trasformarono nuovamente in cigni. Elisa si mise sopra la rete e i cigni, preso un lembo ciascuno nel becco, la sollevarono. Con le grandi ali bianche che battevano l'aria tutto intorno a lei, ebbe così inizio il lungo viaggio sul mare. Ma per via di Elisa i cigni volavano lentamente e al tramonto erano ancora lontani miglia e miglia dalla loro destinazione. Da un momento all'altro i cigni sarebbero diventati umani, precipitando in mare, ma sotto di loro intravidero un piccolo scoglio che spuntava dal mare agitato. Gli 11 cigni si tuffarono velocemente e proprio nel momento in cui si posavano le loro piume scomparvero. Tutta la notte i 12 fratelli si tennero stretti l'uno all'altro per non essere travolti dal mare. Al mattino i principi cigni ripresero il volo verso la loro nuova patria. Depositarono Elisa davanti a una grotta calda, poi si riposarono sulla sabbia mentre lei accarezzava loro dolcemente la testa. Ogni giorno i cigni andavano in cerca di cibo, ma talvolta tornavano a casa tremanti di paura. «Oggi il duca che governa questa terra mi ha quasi colpito. Guarda, la sua freccia mi ha sfiorato la schiena!» E allora anche Elisa tremava. Doveva trovare il modo di salvare i fratelli da quella terribile mezzavita. Doveva. Un giorno Elisa, in cammino verso la città vicina, passò davanti a un cimitero. E là incontrò una donna vecchia e saggia e decise di chiederle consiglio.
Vi prego, aiutatemi, supplicò raccontandole la sua storia. Aiutatemi, perché prima o poi verranno colpiti da qualche cacciatore. La donna guardò intensamente Elisa, poi sorrise con tristezza. Calmati, fanciulla. Un mezzo c'è per salvare i tuoi fratelli, ma dovrai essere molto coraggiosa. Farò qualsiasi cosa. Allora sta bene attenta. Dovrai raccogliere a mani nude le ortiche in questo cimitero, schiacciarle a piedi nudi e poi filarle per farne 11 camicie. Quando tutte 11 saranno finite, e non prima, le farai indossare ai tuoi fratelli ed essi ritorneranno umani. Ma dal momento in cui coglierai la prima ortica fino a che l'ultima camicia non sarà indossata, non dovrai pronunciare una sola parola. Se parlerai, i tuoi fratelli moriranno. Elisa stava già correndo verso il recinto del cimitero. Colse fasci di ortiche, le sue povere mani brucianti si ricoprirono di vesciche. Ma Elisa non se ne curava, portò le ortiche alla grotta e le calpestò a piedi nudi. Quando al tramonto tornarono i cigni a casa, lei stava già filando. Ben presto i suoi fratelli si accorsero di cosa lei stesse facendo, compresero il suo sacrificio e piansero. Le loro lacrime cadevano sulle ferite di Elisa, alleviando il suo dolore. Giorno dopo giorno, Elisa raccoglieva l'ortica, la schiacciava, filava e tesseva. Poi, un giorno, quando era già quasi al termine del suo lavoro, il duca in persona scorse il suo bel viso mentre raccoglieva le ortiche. «Chi sei, fanciulla?» le chiese togliendole il fascio di mano e lasciandolo cadere per il dolore. Lei avrebbe voluto raccontargli la sua storia, ma non poteva parlare. «Devi venire a palazzo con me. Ti farò curare le mani dal dottore di corte e ti darò un abito di velluto». Il duca l'accompagnò fino alla grotta, chiedendole invano di rispondere alle sue domande. Poi si spazientì. «Anche se sei muta, adesso basta. Tu verrai con me». Elisa ebbe appena il tempo di prendere le 10 camicie già pronte e l'11ª, che era quasi finita, prima che il duca la issasse sul suo cavallo e la portasse via. I grandi occhi di Elisa lo imploravano di lasciarla andare, ma era così incantevole che più lui la guardava, più la desiderava. Arrivati a palazzo, il duca la chiuse a chiave in una stanza sontuosa e andò a chiamare il dottore di corte. «È muta e ha i piedi e le mani coperti di piaghe. Potete curarla?» «Forse, forse», rispose il dottore. «Portatemi da lei. Almeno potrò darle dell'unguento per alleviare il dolore». Ma mentre i due uomini salivano le scale che conducevano alla camera della ragazza, udirono una finestra sbattere. Elisa stava scappando. «Devo finire», ripeteva tra sé mentre fuggiva. «Devo finire l'11ª camicia». Il duca e il dottore seguirono Elisa fino al cimitero. Nascosti dietro le lapidi, la osservarono mentre coglieva le ortiche. «È una strega», sibilò il dottore. «Le coglie per le sue pozioni e i malefici. Una strega, una strega!» Arrivarono i soldati ed Elisa venne trascinata in prigione. Il duca la supplicò di difendersi. «Domani verrai bruciata sul rogo se non spiegherai perché stavi raccogliendo ortiche al cimitero». Ma Elisa non poteva spiegare. Doveva rimanersene in silenzio. Venne gettata in una cella scura col suo fascio di ortiche accanto. E lì, quella notte, schiacciò e filò le ortiche per l'11ª camicia. All'alba, il boia venne a prenderla. Il carretto del condannato sussultava e sbatacchiava sulla strada dissestata, ma Elisa non sentiva la folla rumoreggiare, né vedeva il rogo, ma continuava disperatamente a cucire insieme i pezzi dell'11ª camicia. Quando venne tirata giù dal carro, strinse a sé il lavoro. Poi il boia la condusse verso il rogo. Il fuoco era stato appena acceso quando si udì in cielo un gran battito d'ali. La folla guardò in su e vide 11 cigni candidi planare sopra le loro teste e posarsi in circolo intorno al rogo. Una dopo l'altra, Elisa gettò le 11 camicie sopra le piccole teste coronate dei cigni e quando il ruvido panno verde toccò le piume candide, i cigni si trasformarono in principi.
La folla mormorava per lo stupore ed Elisa poté finalmente raccontare la lunga storia della sua lotta per salvare i fratelli. Allora il duca si fece avanti e la allontanò dal rogo. Adesso che puoi parlare, dimmi Elisa, mi vuoi sposare? E la principessa Elisa lo guardò, prese la sua mano e rispose dolcemente: sì. Bastoncello cattura una cucuzza. Un bel mattino Bastoncello capitò in cucina dove Nonna Nodo stava preparando il pranzo. Vediamo un po', mormorava fra sé. Una bella spruzzata di uova di rana, un pizzico di argilla rossa e qualche fungo verde ben ammuffito. Che bontà! Wow! Esclamò Bastoncello. E come si chiama questa ricetta? Io lo chiamo il grigio brodo. E non storcere il naso, ragazzaccio. Nel grigio brodo di Nonna Nodo c'è di tutto fuorché il brodo. E quello che serve? Chiese Bastoncello additando un vassoio lungo e stretto. È per metterci la cucuzza. Oh, non ho mai visto una cucuzza. Come si cucina? Uno sguardo furbastro illuminò il volto di Nonna Nodo. Come si cucina? E prima bisogna acchiapparla, rispose ridacchiando fra sé. E com'è fatta? Chiese ancora Bastoncello incuriosito. Ha forse sei corni, tre occhi e una gamba di legno? Oh, caro, che immaginazione! No, una cucuzza assomiglia a una grossa salsiccia ed è verde e gialla. Ti piacerebbe catturarne una? Oh, sì, esclamò felice Bastoncello. Così la potrai cucinare per pranzo. Eccoti una scatola di cartone per ficcarcela dentro e porta con te quel tuo ragno schifoso. Abigail, la ragnetta magica, lanciò uno sguardo torvo a Nonna Nodo e tentò di gettarle addosso un maleficio. Ma ora che ebbe sfogliato il libro degli incantesimi in cerca di quello giusto, Bastoncello era già in cammino da un pezzo. Il ragazzo chiese a tutti i suoi amici se avessero visto passare una cucuzza. L'uomo fungo che abitava sulla collina del Biancospino scosse con forza la sua testa a pallini e gli alberi del solletico giù nella valle fecero di no con le fronde. Stava per rinunciare alla caccia quando udì un fruscio provenire dai vicini cespugli. In un attimo preparò la trappola. Sollevò la scatola da terra con un rametto, legò al rametto un'estremità dello spago e con l'altro capo in mano si nascose dietro un tronco d'albero ad aspettare. Il fruscio fra i cespugli si fece più forte e finalmente una giovane cucuzza si affacciò nella radura. Prima corse da una parte, inciampando nel ceppo di un albero, poi indietreggiò, incespicando in una radice, infine si diresse verso la trappola finché... Ti ha preso! Gridò Bastoncello, tirò lo spago e fece scattare la trappola. Si immaginava di udire chissà quali grida di rabbia, di vedere la scatola scuotersi e saltare. Invece tutto taceva. Piano piano avvicinò l'orecchio al coperchio. Aiuto! Aiuto! Gridavano delle vocine acute dal di dentro. Ma che succede? Esclamò Bastoncello. Aprì la scatola e vide un'intera famiglia di piccole formiche correre disperate intorno alla cucuzza. Ah! Attenti! Si salvi chi può! Gridarono tutte insieme quando lo videro. Niente paura, non vi farò del male, le rassicurò Bastoncello. Volevo solo catturare la cucuzza.
Le formiche cominciarono a sghignazzare. Avevano le convulsioni dal gran ridere. Tu volevi cosa? Gli chiese la formica capo. Catturare la cucuzza? Ma non è un animale, è una zucca, un vegetale. E si muoveva perché eravamo noi a trasportarla. Qualcuno ha voluto prenderti in giro. Solo allora Bastoncello si ricordò delle risatine di Nonna Nodo e arrossì al pensiero di quanto era stato sciocco. Beh, e che se ne fa di una cucuzza una famiglia di formiche? Lo capirai se vieni con noi al ruscello dei mirtilli, replicò il capo. Le formiche si arrampicarono tutte sulla falda del cappello di Bastoncello, che si mise in cammino con la cucuzza sotto il braccio. A proposito, chiese al capo, come ti chiami? Gambi. Mi chiamano così perché sono la formica più in gamba del bosco intricato. In gamba, Gambi, capito l'inghippo? A quest'altro spirito saggio, le formiche si misero a sghignazzare, svegliando così Abigail. Ehi! Strillò la ragnetta magica facendo capolino dalla sua porticina. Avete scambiato casa mia col rifugio per insetti randagi? E brontolando tornò in casa. Bastoncello capì a che cosa serviva una cucuzza alle formiche non appena arrivarono al ruscello dei mirtilli. Aveva piovuto parecchio in quei giorni e l'acqua aveva quasi completamente sommerso le rive. E proprio vicino al fiume c'era un formicaio. Ora ho capito! La cucuzza vi serve per arginare il fiume prima che si allaghi la vostra casa, non è vero? Proprio così, rispose Gambi. È la cosa più grossa che siamo riusciti a trasportare. Io so chi potrà aiutarvi, esclamò a un tratto Bastoncello bussando alla porta di Abigail. Va via! Gridò lei. Non permetterò alle formiche di invadere la mia casa! Ma Abigail, se tu non le aiuti, le formiche non potranno restare al ruscello dei mirtilli, pregò Bastoncello e le spiegò tutto. E va bene! Abigail tirò fuori il suo libro degli incantesimi. Ecco quel che ci vuole, annunciò e cominciò a sventolare la sua bacchetta magica. Fiore di tesco, fior di caucciù, che l'acqua non salga più. Voglio intorno un largo fossato che il formicaio tenga riparato. Uno scoppio e una cascata di magica polvere blu. Le formichine strillarono per lo spavento. Quando la polvere si fu diradata, le formiche si guardarono intorno con orrore. Il loro formicaio era sparito. «Dov'è la nostra cosa?» gridarono. «Che cosa ne hai fatto?» «Oh, devo proprio fare più attenzione!» borbottò confusa Abigail. «Invece di un largo fossato, ne è venuto un battello equipaggiato!» Le formiche sciamarono verso la riva del ruscello dei mirtilli e lì, dondolandosi sull'acqua, c'era il loro formicaio, su una barchetta verde. «Abigail, sei un genio!» gridò Gambi. «Davvero?» «Certo, ma non lo vedi? Non dovremo più temere le inondazioni. Possiamo andare su e giù per il ruscello e ancorare la nostra casa dove vogliamo!» Gridarono le formiche. Come potremo mai ricompensarti? Chiese loro Gambi. Bastoncello si fece salire la formica sulla punta di un dito. C'è una cosa che tu potresti fare per me. Pss, 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 pss. E gli sussurrò qualcosa all'orecchio. Oh, eccoti! Disse Nonna Nodo vedendo Bastoncello tornare con la scatola di cartone. Beh, l'hai catturata la cucuzza! Sì, nonna, l'ho presa, rispose lui appoggiando la scatola sul pavimento. Questa poi la devo proprio vedere, ridacchiò lei aprendo la scatola. Ma appena lo fece, la cucuzza saltò fuori.
e la inseguì per tutta la cucina, rovesciando secchi e scope, pentole e tegami. «Portala via!» strillò Nonna Nodo saltando su una seggiola. «Portala via!» Ma la cucuzza in quel momento sbatté contro lo sgabello sul quale era montata Nonna Nodo e la fece cadere proprio nella pentola di grigio brodo. A Bastoncello e ad Abigail venne il singhiozzo dal gran ridere, mentre le formiche filarono via verso il bosco intricato. «Cosa c'è da ridere?» sbottò Nonna Nodo. «Tirami subito fuori di qui!» «Niente, niente! Mi viene in mente quello che mi hai detto stamattina!» rise Bastoncello. «È proprio vero che nel grigio brodo di Nonna Nodo c'è di tutto fuorché il brodo!» L'ilarità, si sa, è contagiosa e Nonna Nodo, seduta com'era nel pentolone, cominciò a ridere anche lei, così forte che fece tremare tutto il bosco intricato. La mosca umana. Proprio un bel tipo era lo zio Dario. Aveva un talento straordinario. Del circo era la grande attrazione, faceva la mosca umana in azione. Saliva ogni sera nel punto più alto, si concentrava, poi spiccava un salto e, aprendo di botto le sue ali d'argento, volava nell'aria che era un portento. Splendeva la luce dei riflettori, il suo costume dei mille colori. La gente stupita ammirava l'effetto che culminava in un atterraggio perfetto. La folla andava in delirio ogni sera e non si accorgeva che il trucco c'era. Un filo metallico attaccato ai calzoni lo sorreggeva nelle sue evoluzioni. Purtroppo un giorno si schiantò al suolo, ma lo zio Dario, fedele al suo ruolo, fece la mosca anche precipitando. Agitò le ali e morì ronzando.